Ho già il collegamento. Marco D'Amore, buonasera, in bocca al lupo per questa tua fatica registica. Ciao. Grazie, buonasera e viva il lupo, ma non è una fatica, è una gioia. Benvenuto. Aspetta che ti voglio accogliere in questo modo, perché 5 ore fa, credo, minuto più, minuto meno, tu scrivi questo su Twitter. A volte sarebbe meglio non parlare, sono d'accordo con te, poi se facciamo radio dobbiamo farlo per forza. Ma questa socialità ha un senso quando si condividono emozioni e bellezza. L'immortale non è più il mio film, è vostro. Ovunque voi siate, vi arrivi il mio grazie per aver ascoltato questa storia di vita e di morte. E in meno di 24 ore mi sa che l'hanno ascoltata già in tanti, perché il rumore è forte. L'hanno ascoltata in tanti, hanno fatto davvero il sogno di qualsiasi narratore, cioè si sono impossessati di questa storia e cominciano a raccontarla tra di loro. Non lo fate, non spoilerate. No, ma io non ho paura di quello, perché così come ho raccontato prima che Ciro era vivo, non creando nessun hype intorno a questo mistero. Per me il mistero è il film, il mistero è la storia, è l'incontro tra questa narrazione e il pubblico. Senti Marco, mi incuriosiva questa cosa, sei partito, hai fatto il barista, il cameriere, ho letto, quindi mestieri super umili. Hai fatto lo stesso come mestiere che moltissimi attori, no, però devo fare per forza. No, no, all'inizio. Hai fatto lo stesso mestiere che faceva anche Di Maio, dico, quindi eravate colleghi, Luigi Di Maio. Ma ho fatto i mestieri che tantissimi ragazzi, sì, da qualsiasi latitudine del mondo, non voglio fare l'apologia del povero Terroncello, tanta gente, c'erano tanti miei compagni anche di Bologna, di Ravenna, di Forlì, che vivevano a Milano, che è una città impegnativa dal punto di vista economico, che non avevano grandi risorse alle spalle, e la sera dopo scuola ci mettevamo sulle biciclette, ci salutavamo, uno andava a fare il cameriere, un altro volantinaggio, un altro faceva il dog sitter. Bello. È stato formativo e fondante soprattutto per la mia coscienza civile. Oh, io torno un attimo al tuo film, perché ovviamente L'Immortale è Napoli prima e dopo, è un, anche da un punto, anche per come è scritto, immagino, io andrò a vederlo, non l'ho ancora visto, ma insomma penso che Gomorra non di te averla... lo perdere, no, per carità, no, di Dio, lo guarda, Gomorra, no, per l'incasso, poi, Gomorra l'ho talmente divorato che non è assolutamente pensabile di poter perdere L'Immortale, però è un salto indietro per come ho letto e poi uno in avanti anche nella Napoli anni 80. Allora mi chiedo, no, di se tu hai voglia un po' di raccontarla attraverso il tuo film, ma anche attraverso i tuoi ricordi di questa Napoli che è tanto cambiata, soprattutto negli ultimi anni. Mi ha colpito una frase di qualcuno che l'altro giorno ha scritto: bellissime ovviamente le metropolitane che adesso ci sono, ma nello stesso tempo vogliamo che funzionino. Continua ad essere un po' spaccata questa Napoli, anche per come la vivi tu e la ricordi tu. Ma innanzitutto c'è ovviamente una mistica legata alla narrazione del personaggio, perché ovviamente venire al mondo sconvolto da un elemento, da un evento così incredibile come il terremoto, sembra quasi la narrazione, no, certo, di qualche antieroe epico. E ovviamente questo inizio ci ha suggerito la possibilità di raccontare un tempo innanzitutto in cui il personaggio è bambino e quindi non ha né la maturità né il cinismo dell'adulto nell'osservazione della vita, e soprattutto perché lo incrociamo in un tempo in cui Napoli era una città che dal punto di vista del racconto criminale era molto più piratesca che violenta, era molto più legata alla miseria della condizione piuttosto che alla sete del potere che raccontiamo nel contemporaneo di Gomorra. Chiaro. Io dico sempre che sono allo stesso tempo meravigliato e dispiaciuto quando Napoli, meravigliato perché nonostante le sue difficoltà è una produttrice sana di bellezza, di meraviglia, di capacità. Dall'altra contesto sempre a chi la amministra, a chi se ne occupa, soprattutto a chi ne parla, di non conoscerla, perché Napoli è una città mondo. Napoli, per continuare ad evolversi, ha bisogno di quello che ha fatto sempre, cioè nutrirsi dell'altro, della diversità, accogliere, capire. È il controsenso per cui ci sia una delle metropolitane più belle d'Europa, sancita se non mi sbaglio anche dal New York Times, come no, che non funzioni, mi fa pensare alla bellezza del Golfo che sotto nasconde le macerie e la sporcizia. Rispetto a questo però io sono il primo ad addossarmi delle responsabilità e dico che se la città è così è anche colpa dei suoi cittadini e quindi è anche colpa mia.
da Romani, no, guarda, no, da Romani aspetta, ti capiamo. Beh, però io da questo Romano, d'accordo. Da no, Romano lo capisco. Vorrei certo. che spiegassi perché. Perché è la stessa cosa che viene detta a Roma a proposito, no, dell'amministrazione Raggi. Dice sì, vabbè, ma non è lei che non sa governare, sono i romani che, per esempio, per quanto riguarda l'immondizia, sono sporchi, eccetera, eccetera. Cioè, tu condividi questo punto di vista applicato a Napoli, quindi probabilmente anche per Roma? Io dico che quando le cose non vanno bene c'è sempre un concorso di colpe. Ovviamente chi ci amministra ha una responsabilità altra e alta e deve fare i conti con certe difficoltà, e se ci si prende questo tipo di responsabilità a un certo punto bisogna anche essere in grado di rispondere. Dall'altra parte dico anche però che noi, rispetto a certe realtà del nord Europa nelle quali ho avuto la possibilità di vivere sia per lavoro che per turismo, c'è una partecipazione attiva dei cittadini anche rispetto alla educazione all'altro. Cioè, il fatto che qualcuno ti possa contestare che un tuo comportamento è semplicemente non consono a un certo tipo di situazione, e che tu lo possa accogliere come un suggerimento, questa è educazione, certo, alla socialità. Se non molto si può spesso, fare, non si può fare a Napoli, non si può fare neanche a Roma. Senti, io cagniamo mai. Io ho tre domande in una, ce la fai a rispondermi? Ma penso di sì, dai. No, volevo sapere, sono allora collegato. Faccio uno e Trino. Sono il portale, semplici. Giusto, mi sembra, no? Facciamo neanche più di tanto, però mi è parso di capire, perché sono spoilerato tranquillamente. Vai, Enrico. No, dico, se da bambino pensavi di fare l'attore, quando hai iniziato a fare l'attore, se pensavi di arrivare a questo livello e ad oggi dove pensi di arrivare? Allora, da bambino sognavo di fare il cantante e il musicista, perché ho sempre fatto quello fin da piccolino. Ho cominciato a fare l'attore perché per gioco un insegnante delle elementari mi mise sul palco e da lì mi è scoccata sta scintilla. Che bella questa quello cosa. Che pensavo da bambino, da ragazzo e adesso quasi da vecchietto sono delle promesse che ho fatto a me stesso quando sono salito sul palco la prima volta, e che hanno soprattutto a che fare con la dignità e con l'etica del mio mestiere, che provo tutti i giorni a non tradire, operando delle scelte piuttosto che altre, mettendomi in mezzo a storie che parlano di un certo tipo di realtà piuttosto che altre. Spero di riuscire a tenere fede a queste promesse, sino Maravana Pizzeria. Mancava l'ultima, dove vuoi arrivare? Ha detto che se no mi apro una pizzeria. Ah, ok, vabbè, ricominciamo da capo allora, dal cameriere. No, ma anche perché una cosa che mi ha colpita di un'intervista che ho letto tu recentemente, che ovviamente il successo di Gomorra è arrivato dappertutto, e quindi molti registi e anche molti, come dire, sceneggiatori di quelli proprio importanti hanno guardato al prodotto di Gomorra e volevano tutto il pacchetto, immagino te compreso, com'è. Però la cosa che mi ha colpito di una tua intervista è stata proprio questo: voglio provare a farcela qua, perché sarebbe facile in questo momento farsi lisciare dal successo. Ma questo, credimi, è veramente un bisogno abbastanza profondo che io sento, cioè quello di affermarmi nel mio paese e di sentire la stima e la fiducia delle persone a cui inizialmente mi sono rivolto. Poi con questo bagaglio, se fra un po' di tempo avrò la maturità per affrontare anche un altro contesto lavorativo che sia lontano dall'Italia, vedremo. Però come diceva il principe De Gregori, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. Cioè, siamo sempre a un passo, ma più avanti di noi, riserverà sorprese. Senti, ma questo il film L'Immortale nasce comunque anche proprio dal cordoglio che c'è stato al momento della tua scomparsa, della tua dipartita da Gomorra. Io mi ricordo che in quei giorni sui social era tutto un fiorire di teorie complottistiche che dicevano: attenti alle bollicine che fa quando cade in acqua, perché lui non è morto davvero. Ma secondo me lui ce l'aveva già in testa, se ho ben capito, che certo. non fosse morto. Vabbè, ma grande serio. Richiesta sostanzialmente. Cioè, sei stato veramente autore di te stesso sin dall'inizio, a quanto pare. Beh, devo dire che il progetto viene molto prima di quella scena, e io mi sono sentito anche un po' in colpa quando ho visto tanta gente piangere. È davvero. Vero. No, guarda, questa cosa non ci credo che ti sarei sentito. Hai colto nel segno. No, un po' ghignavo, dai, ha pianto anche lui. Anche. Questo è cinismo. No, però lo sai. No, ti posso confessare una cosa: che anch'io speravo che le bollicine fossero un segnale. Pensavo che morisse, che fosse vivo, che in qualche modo
potesse, che ne so, se esce tipo James Bond, sì, mi hanno colpito in petto, ma alla fine ce la faccio, insomma. Quindi ecco. il progetto registico era già Gomorra 2 sostanzialmente, quindi là hai cominciato a lavorarci sul serio? Sì, lì abbiamo cominciato, anche perché una delle mie ossessioni è produrre tante storie alternative quando studio un personaggio, e a un certo punto ne ho scritta qualcuna che riguardasse la sua infanzia, dunque questo bambino che Ciro era stato. Le ho condivise con gli sceneggiatori e con i produttori, che hanno sentito che c'era la possibilità per tirare fuori una grande storia, e quindi da lì siamo partiti. È un grande incasso, quindi la gente sta riconoscendo questa necessità, la necessità di questa storia. Ti siamo per salutare. Sì, Marco, l'ultimo, poi lo salutiamo. Marco, per esempio i programmi in TV sulla cucina adesso sono dappertutto, in tutti i canali, anche su Burra, Gomorra, tutti questi fiction che ci sono tante. Non pensi che si stia esagerando o è giusto così? Ma io l'altro giorno ho visto un servizio bellissimo su quanto la fotografia abbia stravolto e cambiato la pittura, e ho ragionato su quanto ogni volta le innovazioni destabilizzino. Noi siamo di fronte a un fenomeno che ha cambiato il modo non solo di far fruire la gente rispetto a certi contenuti, ma anche proprio di cambiare il linguaggio. Noi per esempio con l'Immortale abbiamo provato a fare un esperimento, cioè la prima volta che il cinema e la televisione diventano cross-mediali, perché la serie e il film si parlano. E è il nostro modo per capire come salvaguardare da una parte il racconto cinematografico e dall'altra esaltare quello televisivo. Chissà se ci riusciamo, magari. Quindi c'è ok, d'accordo. Non se ne esce più qua. Evidentemente ci sta dicendo che non sarai regista soltanto dell'Immortale, ma probabilmente ci sono altri progetti che sono in fase di realizzazione. È stato regista anche a Gomorra, no? Sì, no, però per quanto riguarda questo parlarsi, no? Questo parlarsi tra film, tra cinema e televisione. La frontiera ulteriore è quella del parlarsi tra serie televisive, quindi cioè serie televisive potrebbe essere una figata. In America lo fanno. In America lo fanno, perché ci sono le costole delle grandi serie delle Shonda Rhimes, Grey's Anatomy. Se mi arrivi a fare quello che fa Shonda Rhimes con Grey's Anatomy, siamo a posto. Con 911 che si parlano. Marco, noi portiamo fortuna, ricordatelo questa cosa. Ma non credo che ne abbia ragazzi, bisogno. Allora devo venire in studio a ringraziarvi. Ma l'anno nuovo vieni. Io ti porto mio figlio, che metà è romano e metà è di Secondigliano. È metà di Secondigliano. Dai, l'anno nuovo organizziamo quando sei a Roma. In bocca al lupo per questo Immortale. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Grazie.